Buongiorno, sono Gabriele Giacobaizzi, assessore ai lavori pubblici e alla mobilità del Comune di Modena. Oggi abbiamo parlato di trasporto pubblico in particolare e degli elementi di sostenibilità. Sappiamo che il trasporto pubblico è una delle attività più importanti che sostiene la vita delle nazioni delle nostre città. Muoversi liberamente è una condizione essenziale per la vita urbana. Però muoversi costa in termini energetici e costa in termini di impatti come conseguenza. Abbiamo visto oggi che occorre dotarsi di strumenti nuovi, in particolare il piano urbano per la mobilità sostenibile. Abbiamo esaminato come si può procedere per arrivare rapidamente a integrare questo strumento di programmazione nella strumentazione urbanistica tradizionale. Abbiamo valutato anche degli elementi di complessità molto elevati naturalmente, perché insomma la mobilità intercetta tutta una serie di problemi della vita urbana che vanno dal commercio agli fatti istituzionali e agli altri servizi pubblici. Però ci siamo anche detti che forse è il caso di partire con delle sperimentazioni, cioè non aspettare che si compia un processo top down che è sempre più complesso, soprattutto per la carenza che le pubbliche amministrazioni hanno di risorse da destinare a queste attività. È forse meglio procedere con delle sperimentazioni che nascono dal basso, dalle realtà medie e piccole, come tutto sommato la città di Modena, e per poi valutare estensioni, razionalizzazioni, concettualizzazioni che si possono proprio ricavare in maniera utile e virtuale dalle singole sperimentazioni.